presentato da Mikkel, la pronuncia qualche Mikkel Birch, che forse voi conoscete al Dipartimento di Matematica. Massimo l'ho conosciuto solo brevemente, più che altro senza che lui forse lo sapesse, ho curiosato molto tra le sue pagine web. Okay. Lui di formazione è un fisico. Posso aggiungere che sono la matricola numero 1 di Tor Vergata. Ah! Nonché il primo laureato della facoltà di scienze. Accidenti, quindi questa è una cosa notevolissima. Conosco Tor Vergata molto meglio di tutti voi. Quando questo palazzo neanche esisteva, io ho fatto l'università al palazzo quello bianco. Esatto, esatto. Quello che sta facendo sì, 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 quello sì. Sta facendo sul raccordo. In cui c'era solo un piano che funzionava. L'ex motel. Solo il piano terra, dove c'erano tutte e cinque le facoltà. Tempi a oggi. Ahimè, tanto tempo fa. E poi, come lui stesso confessa, lo dice orgogliosamente, si è convertito molto alla programmazione, quindi ha interessi scientifici molto variegati, però tutti hanno in comune un aspetto computazionale, cioè di applicazioni computazionali che sono rilevanti, importanti per riuscire a risolvere problemi. Okay. Quindi era secondo me la persona più adatta a concludere il nostro percorso, okay, che ha visto degli incontri iniziali di carattere generale, degli incontri di tipo più tecnico che erano solo un antipasto di quello che continueremo a fare noi faticosamente nei laboratori, faticosamente con piacere, okay? E adesso finiamo con nuovamente un incontro che dovrebbe aprirci gli orizzonti, applicazioni attuali nell'ambito del calcolo, sia scientifico che non solo strettamente scientifico. Okay? Okay. Tra l'altro, cosa che non sapevo all'inizio, insegna a Tor Vergata, insegna ingegneria informatica e io spero che in futuro le connessioni con gli ingegneri informatici, cioè con l'ingegneria del Dipartimento di Matematica e non solo, si riescano a stringere e imbullonare il più possibile, e Massimo potrebbe essere assolutamente strategico da questo punto di vista. Non so se si potrà spegnere questa luce, allora, questo proiettore è un po' tempo fuscio, forse se si spegne la luce c'è più contrasto, non so se è meglio, speriamo. Allora, io intanto ringrazio per l'invito, proprio sono Massimo Bernaschi, il mio istituto è un istituto storico del CNR, è stato il primo istituto del CNR, diciamo, il prossimo anno festeggia i 90 anni e come ho detto Ugo, io ho avuto un percorso abbastanza particolare, diciamo, sono nato come fisico qui a Tor Vergata, poi sono diventato un informatico lavorando 10 anni di IBM, poi sono tornato all'Accademia, però in un istituto di matematica applicata e quindi ho fatto un percorso un po' particolare. Allora, come dicevamo, quello che cercheremo di fare è una carrellata su quelle che sono alcune caratteristiche del calcolo parallelo. Molte delle cose che dirò forse le avete già sentite, però cercheremo di vederle in un modo un po' particolare. D'altro canto, se quello che dico vi risulta tutto noioso, magari datemi un segnale, cerchiamo di andare avanti, possiamo fare delle variazioni sul tema sulla base anche dei vostri interessi, visto che siamo abbastanza pochi, quindi diciamo possiamo aggiustarci un po' come riteniamo meglio. Allora, partiamo da qualche considerazione storica senza voler fare la storia dall'inizio, però alcune informazioni sono importanti. Intanto il calcolo parallelo, anche se se ne parla adesso in maniera abbastanza estesa, non è una novità. Da almeno 50 anni che si costruiscono computer che si possono definire multiprocessori. Infatti, praticamente 50 anni fa, questo signore
propone una classificazione che forse avete già sentito, che è insomma una classificazione ancora utilizzata in quattro categorie di processori, che sono normalmente indicate con degli acronimi, quindi esistono gli operatori single instruction, single data, che è la classica macchia di von Neumann, computer diciamo quello più semplice che si possa immaginare. Poi ci sono i sistemi single instruction, multiple data, multiple instruction, single data, multiple instruction, multiple data, che come dicevo appunto sono spesso messi soltanto in evidenza come simile. Diciamo che questa categoria è un po' particolare, in qualche modo si può considerare più virtuale che reale, però le altre tre categorie sono state, sono ovviamente utilizzate, naturalmente questo appunto è il calcolatore tradizionale, però noi siamo interessati in particolare alle altre due. Cosa significa calcolare in parallelo? Detto così sembra molto intuitivo, però in realtà bisogna fare un po' di distinzioni, perché insomma a seconda di come si intende le cose possono cambiare. Generalmente l'utente, che possiamo immaginare come un utente che è semplicemente utilizzatore di applicazioni, oppure come un utente che magari contribuisce a sviluppare l'applicazione, comunque l'obiettivo dell'utente è ottenere le migliori prestazioni possibili, questo anche credo sia abbastanza intuitivo, però questo significa che può scegliere tra cercare di massimizzare quello che si chiama il throughput, cioè la capacità di produrre risultati, oppure cercare di ridurre al massimo il tempo di esecuzione di una singola applicazione. Questo ovviamente ha un vantaggio perché permette di avere le risposte in tempi più brevi, oppure a parità di tempo di esecuzione di risolvere più problemi più grandi, che quindi magari sono più realistici e più interessanti. Allora, non voglio banalizzare troppo, però il primo aspetto, quello di migliorare il throughput, è relativamente facile. Se si hanno sufficienti risorse si compra dell'hardware, che magari può essere hardware virtuale, adesso vanno molto di moda questi sistemi in cloud e così via. E il software che serve a gestire questi sistemi ad alta capacità è un software ormai ragionevolmente affidabile, stabile, e che quindi permette di lanciare tantissime applicazioni che quindi producono tanti risultati in maniera relativamente semplice, e comunque insomma è abbastanza chiaro con quello che si può fare. L'altro aspetto, ridurre il tempo di esecuzione, non è così banale ed è quello sul quale cercheremo di concentrare la nostra attenzione. Come si può ridurre il tempo di esecuzione? Allora, come probabilmente saprete, avrete sentito, per tanti anni quello che si è fatto è stato semplicemente aspettare che migliorassero le prestazioni delle CPU. Le CPU hanno avuto un'evoluzione nel corso degli anni, fino ad almeno 7-8 anni fa, assolutamente eccezionale. Avrete sentito probabilmente parlare di una sorta di regola, a volte chiamata legge di Moore, che insomma, spiegava come miglioravano le prestazioni delle CPU raddoppiando il numero di transistor ogni 18 mesi, cose di questo genere, migliorando, e quindi significa diminuire la frequenza di clock. Però tutto questo ormai non è praticamente più possibile, perché ci sono dei limiti ormai praticamente raggiunti per poter ridurre le dimensioni, quindi per poter aumentare la velocità di clock. Questi sono limiti proprio di fisica, diciamo, ci sono problemi di alimentazione, di raffreddamento, insomma con le tecnologie attuali è molto difficile, sono impossibili da superare. No, io non parlerò di soluzioni futuribili come computer quantistici, vi do da adesso l'avviso che non andremo a parlare di computer quantistici, che sono molto interessanti soprattutto per persone che hanno un background di fisica, ma non sono l'argomento di questa chiacchierata. Quindi l'alternativa che sembra la più praticabile è parallelizzare il calcolo, e questo significa
che io faccio lo stesso calcolo non utilizzando un'unica unità ma più unità. Tutto così ancora rimane. Perché? Perché tra le altre cose calcolare in parallelo a parola è intuitivo, ma in realtà non è molto meno, perché gli algoritmi che noi abbiamo in testa, spesso anche quelli che insomma vengono spiegati, vengono insegnati nei vari corsi universitari, sono molto spesso seriali, cioè pensati come se si avesse un solo processore. E anche la, praticamente direi la totalità dei linguaggi di programmazione è molto legata al modello quello più semplice, quello della macchina di von Neumann, un modello singolo istruzione, singolo dato. Faccio una singola operazione su un singolo dato per volta e poi passo all'istruzione successiva che magari agisce sullo stesso dato oppure alla stessa istruzione che agisce su un altro dato. Però vado avanti in maniera, come si dice, completamente sequenziale. E gli algoritmi quindi sono importanti. L'ideale appunto sarebbe avere degli algoritmi paralleli e l'algoritmo, adesso non voglio appunto anche in questo caso ricominciare dall'inizio, però dobbiamo ricordare che cos'è per capire come non sia banale avere un algoritmo parallelo. L'algoritmo è quella sequenza di passi, è come se fosse una sorta di ricetta, che mi permette di ottenere un risultato a partire da una sorta di ingredienti iniziali. Quello che appunto spesso si chiama input viene manipolato per produrre un risultato che è quello che chiamiamo output. E gli algoritmi naturalmente noi li incontriamo anche da bambini, sicuramente ricorderete forse con un semicubo le ricette che sono insegnate nelle scuole per calcolare il massimo comune divisore, il minimo comune multiplo, per non dire le radici quadrate e altre operazioni di questo genere. Ecco, non sempre consideriamo che uno stesso problema si può risolvere in vari modi, esistono vari algoritmi per risolvere un problema e questi algoritmi si differenziano per varie caratteristiche, il numero di operazioni che richiede quell'algoritmo. In una prima approssimazione possiamo dire, anche se non è strettamente vero, possiamo dire che meno operazioni significa meno tempo richiesto. Quindi è chiaro che uno degli obiettivi sarebbe sempre cercare di avere degli algoritmi che risolvono il problema con il minor numero di operazioni possibili. Però ci sono altre caratteristiche che differenziano gli algoritmi, per esempio le risorse che richiedono. Risorse va inteso in un senso generale, per esempio potrebbe essere la memoria, quanto memoria ci vuole, quanti dati devo immagazzinare per risolvere un certo problema. Ci sono altre caratteristiche che soprattutto quando si passa dalla teoria alla pratica sono importanti, per esempio la difficoltà implementativa che può portare magari ad avere un algoritmo teoricamente buono ma che è difficile da implementare e che quindi magari viene implementato con un bug, e questo chiaramente in alcuni problemi diventa molto rilevante. Ci sono vari aneddoti, alcuni anche abbastanza preoccupanti per così dire, di algoritmi che implementati in maniera non corretta portano poi a problemi molto seri. E appunto importante è la modalità con cui poi l'algoritmo viene pensato e implementato, se in modo seriale o in modo parallelo. Vediamo un esempio semplicissimo ma importante che insomma ha il vantaggio credo di essere comune come possibilità di comprensione a tutti. Questo è un algoritmo ovviamente non recente, che risale insomma a più di 2000 anni fa, che serve a trovare i bambini. Avrete probabilmente o usato, o almeno sentito nominare, il cosiddetto livello di Eratostene. Se voglio calcolare tutti i numeri primi fino a un certo numero naturale dato, n, posso usare questo algoritmo. Faccio una lista di tutti i numeri naturali, a partire da 2 fino a n, naturalmente uno non lo metto perché sapete che uno strettamente parlando non è un numero primo. Poi parto dal primo, che è 2, e marco tutti i multipli di quel primo numero, in questo caso appunto 2, che vanno da K4 a N. Li barro nella mia lista. Appena ho finito, prendo il primo numero che ancora non è barrato, chiaramente è abbastanza ovvio che nel
nel caso specifico alla prima iterazione il nome successivo che non è marcato è 3 e ricomincio, quindi rimarco quelli che vanno da K4 in questo caso poi da 9 fino a 1. Vado avanti fino a quando K4 non diventa 1. Tutti i numeri che non sono marcati sono numeri primi. Adesso noi non faremo la dimostrazione del fatto che questo algoritmo sia corretto, però vi faccio vedere una sorta di animazione che vi pregherei di guardare un po' con attenzione. Come vedete, appunto, adesso stiamo cadendo 3, adesso si passa a 5, 7, man mano che va avanti se ne marcano di meno, ed è un'altra cosa che vi voglio far notare, e siamo arrivati alla fine. Questo è il numero totale, se non ricordo male sono 29 dei numeri primi da 1 fino a 120. Allora, quali sono le caratteristiche di questo algoritmo? L'algoritmo, per come l'abbiamo visto, anche proprio nell'animazione, è chiaro che è completamente sequenziale. Si faceva una sola operazione su un solo dato per volta. Avete visto, si accendeva una casella per volta. D'altro canto, se ci concentriamo appunto sul passo fondamentale, che è quello in cui vengono marcati i multipli del valore K in esame, nulla ci impedisce di marcarli contemporaneamente tutti. Lo possiamo fare tranquillamente marcandoli tutti insieme. E quindi in questo modo l'algoritmo diventa parallelo. Facile. Ed è un esempio abbastanza evidente di un tipo di calcolo che si adatta a un calcolatore che ha delle caratteristiche simili. Single extraction, multiple data. Ok? Stessa istruzione su più dati diversi. Allora, questo è un caso semplice. Quasi mai si è così fortunati nel passare da un algoritmo seriale a un algoritmo sequenziale ad uno parallelo. Però in realtà, ve lo do come spunto di riflessione, noi non lo approfondiremo, però appunto ripeto, ci pensate un po' in background, anche un algoritmo così semplice e anche così semplice da intuitivo da parallelizzare, in realtà dal punto di vista implementativo non è scontato, perché se voi rivedete un po' mentalmente quella sorta di buio, vi rendete conto nelle varie fasi la quantità di lavoro è diversa che si fa, e quindi quello che si chiama il bilanciamento non è così scontato. Quindi implementare in maniera efficiente un algoritmo che è anche molto naturale che sia parallelo, in realtà non è scontato. Ve lo do come spunto di riflessione. Come è fatto un calcolatore su cui deve appunto essere implementato un algoritmo parallelo? Beh, diciamo, è chiaro che ho bisogno di più motori di calcolo, quelle che si chiamano CPU, perché appunto voglio fare varie operazioni contemporaneamente. Però come sono organizzate queste varie unità di calcolo non è così scontato. Ad esempio, tutte le unità di calcolo possono condividere la memoria, quindi leggere e scrivere indifferentemente da qualunque unità di calcolo. Questo è un modello abbastanza semplice, quale appunto io per esempio ho 4 motori di calcolo e tutti quanti vanno a leggere e a scrivere la stessa memoria. Oppure posso avere un modello diverso nel quale ogni CPU ha una propria memoria e per scambiarsi i dati che sono necessari su cui agire, è chiaro che ci sono dei dati che devono essere scambiati, se ripensiamo al pilastro di Eratosthene tutti quanti devono conoscere il valore di K. Allora, in questo caso, se le memorie sono distinte, è necessario che si scambino dei dati in maniera esplicita. So che avete già visto la scorsa settimana questa idea dello scambio di messaggi, poi più avanti ti dirò qualche cosa velocemente su API, però insomma l'idea vi dovrebbe essere nota. In questo caso ho un'organizzazione di questo tipo,
nel senso che ogni CPU ha la propria memoria che legge e scrive direttamente, e ha una rete che permette a ogni CPU di leggere, facendo una richiesta e ottenendo una risposta, dati di altre CPU. Il modo con cui viene fatta questa operazione può essere più o meno complesso, comunque implica uno scambio esplicito di messaggi. Allora, per molti anni la tendenza è stata quella di avere poche CPU molto potenti che condividevano la memoria. Cioè, i primi computer paralleli erano fatti così, erano delle CPU molto potenti, molto costose, che condividevano la memoria. Poi si è passati a un modello, diciamo, opposto, cioè no, tante CPU relativamente economiche, relativamente poco potenti, i famosi cluster di PC messi proprio negli armadi, che ora si vedono, ancora ci sono, a piatta vergata, che si scambiavano messaggi. Adesso siamo in una situazione in qualche modo ibrida, nel senso che ci sono tanti nodi di calcolo molto potenti, quindi ogni nodo di calcolo contiene varie unità di calcolo, tutti che si chiamano core, per esempio, ho sentito parlare di multicore, che condividono memoria, ma che poi si devono scambiare i dati da un nodo all'altro. E questo significa dover avere una tecnologia che permette lo scambio di dati che sia molto efficiente. Qui ci sono varie possibilità che dipendono, insomma, dal budget disponibile, che dipendono, insomma, anche da una serie di scelte, per così dire, in principio. Per esempio, Ethernet è una scelta molto standard, questa è una scelta in InfiniBand, forse qualcuno avrà sentito parlare, molto più di nicchia, ma teoricamente più performante. Poi ci sono proprio delle soluzioni, come dice, proprietarie su macchine di alta fascia. In ogni caso, l'idea è che i nodi di calcolo si scambiano messaggi usando queste reti, e combinando le due cose abbiamo un'architettura di questo tipo, quindi vari core che condividono una memoria e poi dei nodi che si devono scambiare dei messaggi. E questo significa avere due livelli di parallelismo. Abbiamo un parallelismo sul nodo, quei core che leggono e scrivono la stessa memoria, e un parallelismo tra i nodi che si scambiano i messaggi. Questi sono degli esempi di nodi moderni, diciamo, ci sono i nodi tradizionali, quindi CPU tradizionali ma di fascia alta, ci sono le soluzioni basate su GPU, di quale, insomma, parleremo abbastanza, diciamo, in maniera estensiva adesso nel seguito, ci sono soluzioni complementari, per esempio questo MIC è una soluzione proposta dalla Intel, che è una sorta di acceleratore pensato sempre per fare operazioni ad esempio di tipo simili, le stesse istruzioni sono più dalle operazioni di tipo vettoriale. Concentrandoci su uno di questi processori moderni, la K20X è una scheda GPU prodotta dalla Nvidia, è un piccolo mostro che contiene 7 miliardi di transistor, ha in tutto 2500 core, cioè 2500 unità di calcolo, è in grado di fare circa 1.5 teraflop, cioè 1.5 per 10 alla 12 operazioni al secondo, velocità di picco teorica. Ottenerla nella pratica è un altro discorso, adesso vedremo qualche esempio. Consuma 235 watt, questo è un numero importante da considerare. Se ne metto tante insieme, il discorso che facevo prima, tanti nodi potenti, posso ottenere dei mostri come questo, Titan. Questo è un vero supercomputer, non è un modo di dire, questo è un oggetto che sta a Oak Ridge, nel Tennessee, in mezzo alle paludi più o meno. È un oggetto che di quelle schede ce n'ha 18.500, connesse da una rete Cray ad alta velocità. Ha una potenza di calcolo aggregata di picco di 36 milioni di miliardi di operazioni al secondo, quelle che si chiamano petaflop. Il termine petaflop non è proprio felicissimo, però insomma è quello che viene utilizzato, e come numero corrisponde a 36 milioni di miliardi di operazioni al secondo. Una cosa interessante è considerare, giusto per farsi un'idea, la dimensione di quelle cose lì. Quant'è? Cioè, voglio dire,
quella che sembra un armadio. È un armadio, un armadio alto come una persona. È un rack, un rack da guaglio. Ecco, una cosa interessante è che questo oggetto consuma circa come 2000 case, cioè consuma a pieno regime 4.5 MW di consumo elettrico. Questa è una cosa importante. Perché è importante? Perché il problema del consumo energetico è quello che in questo momento limita di più l'ulteriore sviluppo del calcolo ad alte prestazioni. Nel 2010 per calcolare con una prestazione di un petaflop servivano 3 MW. Se noi facciamo un'estrapolazione, seguendo appunto la famosa legge di Moore, raddoppio ogni 18 mesi del numero di transistor, calcolo del consumo richiesto e così via, per arrivare ad avere una prestazione nell'ordine di grandezza dell'exaflop, che è un miliardo di miliardi di operazioni in virgola mobile al secondo, io avrei bisogno di più di 100 MW di potenza. È una cosa insostenibile dal punto di vista economico, cioè una spesa chiaramente insostenibile perfino per un laboratorio americano. E quindi c'è bisogno di qualche soluzione diversa. Vi faccio notare, insomma, deve essere ovvio però ben evidenziato, che non è un problema di scala, cioè se io voglio costruire 1000 macchine da un petaflop, con le tecnologie attuali ho lo stesso consumo, e questo è semplicemente insostenibile. Non divagherò troppo, vi faccio soltanto vedere un conticino in più. Adesso questa è l'ultimissima, appena annunciata, aprile 2016, architettura di GPU della Nvidia, ed è un'evoluzione di quella scheda che vedevamo prima, la K20. Questa si chiama Pascal, no, nickname. La K20, la K stava per Kepler, loro piace dare dei nomi, insomma, di scienziati eminenti. A un certo punto c'è stata anche una Fermi. Ecco, questa è una scheda che contiene 15 miliardi di transistor, quindi più del doppio di quella precedente, ha più di 3500 core ed è in grado di fare circa 5.000 miliardi di operazioni al secondo, 5 per 10 alla 12, okay? Più del triplo di prima. Però la cosa interessante è che consuma solo 300 watt, quella di prima ne consumava 235. Allora, se faccio il conticino, la Kepler fa 1.5 teraflop e richiede 235 watt. La Pascal ne fa più di 5 e ne richiede 300, quindi per arrivare a un exaflop io ho bisogno, usando le Pascal, ho bisogno soltanto di 200.000 schede, che però mi consumano circa 60 MW, che è ancora troppo, quindi non ci siamo ancora. Però questo è un aspetto importante, noi non ci occuperemo adesso naturalmente di questi aspetti che sono interessantissimi, sono fondamentali, insomma. Sono aspetti di tipo ingegneristico, insomma, non sono quelli che voglio evidenziare. Invece voglio tornare a parlare appunto di calcolo, di programmazione. Come si usa una macchina così? Una macchina con 18.000 schede, K20 di quel tipo. Chiaramente si deve calcolare in parallelo per sfruttare tutta questa potenza di calcolo, e quindi mi devo porre il problema di come la programmo, che paradigma del modello di programmazione. Probabilmente avete visto la scorsa settimana, sicuramente per lo scambio dei dati tra nodi diversi posso usare lo scambio standard che è messo a disposizione da MPI, la Message Passing Interface. Questo è sicuramente in qualche modo uno standard da tutti riconosciuto, anche se non esiste teoricamente un organismo che l'ha standardizzato, ha più di 20 anni di storia. Lo trovate disponibile per qualunque piattaforma, e, insomma, è sicuramente la soluzione giusta per quanto riguarda la programmazione di nodi distinti. Si può pensare di usare OpenMP, sul quale forse avete sentito qualche cosa. OpenMP è un sistema di programmazione basato su direttive che permette di programmare macchine a memoria condivisa, cioè quindi i core che condividono la stessa memoria. Anche questo non è recentissimo, ha circa 15 anni di storia. Per le GPU una delle alternative è usare CUDA, del quale so che anche avete avuto una presentazione, non vi racconterò i dettagli sia per ragioni di tempo ma anche perché appunto avete avuto una presentazione. CUDA nasce come iniziativa di un singolo
client vendor della Nvidia, che permette ovviamente di programmare le schede della Nvidia, le schede GPU della Nvidia. Ormai comunque ha quasi 10 anni di storia, insomma, anche se rimane naturalmente una soluzione come dice proprietaria, comunque, insomma, sembra destinato a rimanere ancora per un po' di tempo, visto che ha riscosso un certo successo. Poi ci sono tutta una serie di ulteriori possibilità, per esempio avrete forse sentito parlare di OpenCL, che è una sorta di variante di CUDA, però pensato per essere molto più diciamo generale, quindi pensato per esempio per poter programmare dallo smartphone fino al supercomputer. Questo, come spesso accade, è un desiderio auspicabile ma difficile da realizzare in pratica. È stato proposto già da qualche anno, però le prime implementazioni sono relativamente recenti, ancora non ha raggiunto una grandissima diffusione, anche se adesso alcune applicazioni cominciano ad essere utilizzate. C'è poi una marea di altre possibili alternative, che insomma, vedremo in dettaglio, se vi cito giusto qualche nome, fino a soluzioni molto esotiche, anche se usate volontari, come per esempio i modelli di programmazione tipo MapReduce, che sono quelli con cui per esempio Google distribuisce molto il suo carico di lavoro. Allora, come dicevo, MPI è certamente una storia di successo, nel senso che si è affermato, tutti quanti lo utilizzano, la programmazione che richiede lo scambio esplicito di messaggi. Ecco, perché ha avuto successo questa soluzione? Ha avuto successo perché si basa su una serie di punti semplici ma molto solidi. Intanto la sua complessità di tipo incrementale, come forse avrete visto la scorsa settimana, io posso scrivere qualunque programma usando soltanto 6 funzioni. Con queste 6 funzioni riesco a fare qualunque cosa. Naturalmente può essere più complicato dover fare questo soltanto a 6 funzioni, però è sufficiente un sottoinsieme molto piccolo per implementare qualunque schema. D'altro canto, mi forza questo modello di programmazione a essere molto rigoroso, essere molto attento al modo con cui faccio lo scambio di messaggi, e questo forza il programmatore a fare un certo investimento, ma gli dà il vantaggio che il programma che ottiene è, come dice, scalabile, cioè man mano che aumentano il numero di processori disponibili continua a funzionare. Insomma, è un risultato sicuramente auspicabile. Dato che ormai è ampiamente utilizzato, lo trovate disponibile praticamente su qualunque piattaforma, implementato sempre in maniera molto efficiente. Quindi vi garantisce quasi sempre il massimo dell'efficienza su qualunque piattaforma. E funziona abbastanza bene anche per programmare delle piattaforme che non sono il suo target naturale, quindi le piattaforme a memoria condivisa. Purtroppo non va bene per programmare una GPU o per programmare un'unità vettoriale. Usare MPI per programmare una GPU è veramente, diciamo, impensabile, e quindi non è sufficiente MPI. Le persone per un bel po' e ancora adesso hanno ritenuto fosse possibile estendere il modello a memoria condivisa, che sembra molto naturale, cioè io guardo la memoria come se fosse condivisa da tutti e leggo e scrivo dove voglio. Teoricamente è molto interessante, ma purtroppo nella pratica non funziona. Una macchina come Titan, una macchina così grande e completa, non si riesce a programmare in questo modo. Ci sono problemi di portabilità, ci sono problemi di efficienza, per cui non si riesce a utilizzare questo modo. D'altro canto, pensare di utilizzare dei sistemi di autoparallelizzazione anche insomma, tutt'oggi è ancora molto velletario, oserei dire, senso che questi sistemi funzionano soltanto su casi molto particolari, che sia un toy problem, un problema giocato, ma sui casi interessanti non funziona. Per autoparallelizzazione cosa intendi? Cioè un compilatore? Parallelizzazione significa che il compilatore da solo capisce dov'è che può utilizzare dei costrutti tali da girare in parallelo sotto varie forme, però sostanzialmente funziona soltanto su problemi talmente banali che a quel punto forse non ci sembra neanche bisogno di un compilatore autoparallelizzato. Quindi, e questo è un aspetto che tornerò alla fine, chi sviluppa codici di una certa... Sì? No, per intenderci, quindi al pari di una vettorizzazione... La vettorizzazione funziona abbastanza meglio. Mi fa piacere se ci sono domande anche un po' più... Allora, la qualità della vettorizzazione che è messa a disposizione da un compilatore è migliorata tantissimo in questo livello.
Ci sono ancora casi nel quale il compilatore non riesce a vettorizzare, se uno non modifica il codice non ci uscirà mai. Però la qualità dei vettorizzatori è migliorata moltissimo, la qualità dei parallelizzatori no. Con tutto rispetto per le molte bravissime persone che ci lavorano nel settore, però il valore della derivata non è zero del miglioramento, ma è molto vicino a epsilon. Diciamo che è positivo il segno, ma è molto vicino a epsilon della derivata, per cui migliora la qualità dei compilatori che cercano di fare l'autoparallelizzazione. Allora, dicevo, alla fine chi sviluppa sa che deve pagare un prezzo. Chi vuol fare codici performanti su certe piattaforme sa che deve soffrire. Tornerò su questo punto alla fine, quando insomma trarremo un po' di conclusione. Alla fine, insomma, per ottenere il miglior compromesso tra efficienza, semplicità e portabilità bisogna lavorare. Comunque dice spesso un'espressione legata non filaccio, hanno detto un passo gratis. E quindi programmare un approccio ibrido che tiene conto dei due modelli, quella a memoria condivisa e memoria distribuita, rimane l'unica soluzione, dove bisogna cercare anche di ottenere questo risultato, sovrapporre il più possibile la comunicazione, cioè lo scambio dei dati con il campo. Allora, dette le brutte notizie, vediamone qualcuna un po' meno brutta. Adesso io un po' velocemente vi presenterò un po' di risultati in gran parte ottenuti da noi, se non altro perché almeno sono eventualmente in grado di rispondere a delle domande, su alcune applicazioni molto diverse tra di loro. Spero di non annoiarvi troppo, sono giusto un paio di esempi. Quindi una cosa abbastanza classica, cioè una simulazione di un sistema, diciamo, fisico-biologico, microchip per la separazione di cellule, e poi vedremo invece una cosa adesso molto di moda, che è l'analisi di grandi grafi, di grandi reti, in particolare di social network. Allora, partiamo da questo, che è un problema, ripeto, abbastanza classico, non un problema specifico, anzi un problema abbastanza nuovo, però il modo con il quale viene affrontato e anche il tipo di metodi che vengono utilizzati. Allora, non so se qualcuno di voi si occupa di biologia, io non sono un esperto naturalmente in campo applicativo, dato un contributo, ma la parte computazionale. Allora, esiste una tecnica proposta abbastanza recente, si chiama biopsia liquida, che serve a fare un'operazione molto importante, in pratica cercare di separare le cellule tumorali, le cellule malate, dalle cellule sane, e questo si fa con dei microchip, cioè con dei dispositivi che contengono, come se fossero tutta una serie di ostacoli attraverso il quale devono passare le cellule. Le cellule tumorali, che sono più grandi, che hanno una forma diversa, caratteristica diversa, hanno una dinamica diversa e quindi vengono separate dalle cellule buone. Chiaramente sto ipersemplificando per far capire però qual è l'obiettivo. Queste sono cose abbastanza recenti, appunto. Adesso purtroppo la qualità del proiettore è tale che non so se riuscite a leggere tutti, forse sono io che non vedendoci bene, questo insomma sono lavori abbastanza recenti. Allora, l'idea è di mettere su un sistema per simulare questi dispositivi, per simulare come è fatto un microchip e capire qual è la composizione migliore. Adesso poi vedremo il problema specifico. Ecco, adesso vi faccio vedere un piccolo movie, questo è tratto da un esperimento in vitro. Questa è la dimensione di una cellula tumorale e queste sono le dimensioni dei globuli rossi. Questi sono questi che vedete, questo sforzo delle uova bianche, sono gli ostacoli. E questi invece sono i risultati di una simulazione in silico, come si dice. Questi che vedete rossi appunto sono i globuli rossi. Ecco, quindi dobbiamo separare una cellula tumorale, quella CTC, per cancer tumorating cell, qualcosa del genere, in 350.000 globuli rossi. Questa è la geometria del dispositivo che viene simulato. Ecco, vi faccio vedere vedete un po' di questi numeri. Questa è la proporzione della cellula tumorale, viene spinta verso gli ostacoli,
viene separato quindi dalle cellule RBC, sono red blood cell. Questo sono, come dicevo, la dimensione del problema, quindi io devo isolare una cellula su 350.000. Questi sono gli intervalli temporali, insomma questa è una sorta di fase ufficiale, come andare a prendere una lupa. Questo è un lavoro insomma presentato qualche mese fa a una conferenza insomma, molto rilevante. Allora, perché vi ho fatto vedere questo? Per farvi capire come si può usare una macchina così, con tutta questa potenza di calcolo, per risolvere un problema reale, adesso poi vediamo anche i dettagli del problema, cercando di ottenere il massimo delle soluzioni, delle prestazioni. Ecco, su questo problema particolare noi abbiamo ottenuto un miglioramento di 45 volte, cioè insomma quasi più di grandezza rispetto allo stato dell'arte. Come prestazioni siamo arrivati al 65% di quelle possibili di picco, cioè 25 milioni di miliardi di operazioni al secondo. Attenzione, perché ancora stiamo lavorando su un problema semplice, nel senso che noi abbiamo simulato 0,25 millilitri di sangue per 10 secondi. Abbiamo avuto bisogno di questo mostro pazzesco. Quindi immaginate, per fare una simulazione ancora più realistica, appunto bisogna andare verso quello che si chiama exascale, la scala dei miliardi di miliardi di operazioni con l'impotazione, che però ha quei problemi di consumo energetico. E qual è il messaggio qui, prima che andiamo avanti? È che io qui non mi posso permettere di sbagliare a programmare, perché costa troppo però usare questa macchina. Cioè, ore di calcolo di questa macchina sono migliaia di dollari che se ne vanno di energia elettrica. Tolto l'acquisto della macchina, che per fortuna fa il governo americano, neanche la corrente l'abbiamo pagata per questo, per fortuna, però per dare l'idea del fatto che bisogna stare attenti a evitare gli errori, a sfruttare al meglio, in maniera più efficiente possibile, perché costa troppo usare. Velocemente, che cos'è che uno cercava di fare adesso, a parte il buio, che insomma può essere più o meno impressive? Ecco, allora il problema, come dicevo, è quello che ci sono le cellule tumorali e i globuli rossi. Questi chiaramente, avendo forme e direzioni diverse, hanno dinamiche diverse, io li voglio separare. E quello che voglio fare è trovare l'angolo ottimale di quegli ostacoli, quella specie di uova che c'erano lungo il percorso, ottimizzare l'angolo per aumentare la separazione. E questo appunto lo faccio tramite simulazione. Quindi questa è la, diciamo, configurazione originale, questa è la peggiore, questa è la migliore che ottengo dalle simulazioni. Adesso, viste così, le differenze mi sembrano marginali, però dal punto di vista pratico l'impatto sulla rapida di separazione è notevole e fa una bella differenza. Per quanto sia costoso fare la simulazione rispetto a costruire i chip, economicamente vantaggioso. Va bene, vado velocemente avanti. Scusa, cioè, una delle cose pratiche che mi viene in mente di chiedere qua, cioè un fattore 45. Come qua, lo ottieni? No, qua è rilevante oppure no? Mi spiego. È rilevante? Cioè, tante volte per certi problemi fisici tu cambi un parametro e hai delle differenze di scala enormi. Okay, perché il problema è fatto così, quindi semplicemente avere un fattore che ha vari ordini di grandezza può essere naturale, e quindi uno dice vabbè, cioè qua per dire, voglio dire, avere 45 volte di meno tempo di simulazione può fare la differenza tra sviluppare il tumore oppure no? Cioè. No, fa una differenza molto più pratica, perché se io ho un certo numero di ore di quella macchina a disposizione, che vengono date appunto in maniera centellinare, perché costa molto tenerla accesa, cioè loro la tengono accesa, però devono dividere le ore a disposizione. E quindi se io ho quel numero di ore riesco a fare una simulazione molto più lunga da un punto di vista tempo fisico. E quindi riesco a fare qualcosa che è più interessante. Come avete visto, cioè lì abbiamo simulato pochi secondi usando queste prestazioni. Se vado sotto quelle prestazioni simulo un time frame talmente piccolo che non c'è nessun interesse fisico, non c'è nessun interesse applicativo. A quel punto veramente diventa solo un esercizio un po' troppo costoso di programmazione.
anche così siamo chiaramente in una situazione abbastanza estrema, però insomma era per darvi un po' un'idea del fatto che con una macchina così... Cioè per esempio puoi simulare per tempi significativi ciò che puoi fare in laboratorio e quindi l'idea è di arrivare a simulare per tempi che siano interessanti per chi deve fare gli esperimenti, perché chiaramente fare gli esperimenti è comunque molto costoso. Chiaro. E quindi migliorare il tuo device sperimentale, esatto, grazie a queste, esatto, simulazioni. Migliorare il disegno prima ancora di provarlo a fare materialmente. Sì, sì, era una delle cose che avevamo visto nel primo incontro. Oh, come dicevo, passo a tutt'altro argomento, analisi di grandi reti. Questa è una cosa che forse avete sentito, è sicuramente di moda analizzare ad esempio quelli che si chiamano social network, rappresentandoli come dei grafi. Adesso io non farò una lezione sui grafi, probabilmente qualcosa già sapete, non ci sarebbe tempo. Comunque un grafo sinteticamente è una struttura dati in cui c'è un insieme di nodi chiamati vertici che sono legati da delle relazioni che sono indicate come degli archi. Questo per esempio è un grafico molto, diciamo, sintetico di Twitter. E i grafi in realtà si trovano in tantissimi contesti, appunto i social network sono quello di cui adesso si parla molto, però qualunque rete stradale o ferroviaria è rappresentabile con un grafo, le reti di proteine all'interno delle cellule sono rappresentabili con il grafo, ci sono esempi di reti e di grafi in tantissimi contesti. Allora, analizzare i grafi per, diciamo, capirne delle proprietà è molto interessante, cioè, insomma, ha degli aspetti pratici notevoli e richiede ovviamente degli algoritmi efficienti, ancora una volta sui grafi. E qui è un altro aspetto interessante, ci sono una quantità sterminata di lavori che sono stati fatti sugli algoritmi per i grafi, diciamo, ha dato lavoro e ha creato più cattedre universitarie l'algoritmo sui grafi forse di qualunque altra materia, credo. E noi non facciamo un'analisi approfondita, diciamo che gli algoritmi si possono classificare, gli algoritmi che permettono di fare l'esplorazione, cioè visitare in qualche modo il grafo, oppure algoritmi che permettono ad esempio di suddividerlo in sottografi, o algoritmi che permettono di misurare l'importanza di un nodo. Cioè io ho un grafo con tanti nodi, voglio capire quelli che sono più importanti. Qua esiste una sorta di metrica che ha un nome quasi impronunciabile, che parlerò tra un minuto. Ecco, anche qui è interessante perché appunto, come dicevo, c'è una quantità sterminata di lavori che sono stati fatti, algoritmi molto anche interessanti, sofisticati, che però quasi sempre sono pensati in maniera seriale, anche lì dove il problema è abbastanza naturale che sia pensato in parallelo. Facciamo l'esempio più semplice ma comunque importante. Allora, supponiamo che io devo visitare un grafo, appunto, devo quindi andare a toccare tutti i nodi di questo grafo, e questo si può risolvere come problema con due tecniche: una ricerca in ampiezza, una ricerca in profondità. Ampiezza significa che visito prima tutti quelli che mi stanno vicini e poi mi muovo da ognuno di quei livelli ai suoi vicini e così via. Invece in profondità significa che vado da un nodo direttamente fino alla fine dove posso e poi ricomincio. Allora, se noi parliamo dell'ampiezza della ricerca in ampiezza, vediamo che naturalmente io ho un'evoluzione di questo tipo: dal primo nodo mi sposto a questi, da questi mi sposto a quest'altro e da poi mi sposto a quest'altro. È abbastanza, insomma, naturale, insomma, anche prima visivamente si capisce. Ecco, il problema è che anche in questo caso l'algoritmo è facile da immaginare in parallelo, ma se poi voi provate ad andarlo a scrivere, scriverlo in maniera efficiente in parallelo non è per niente scontato. Non vedremo i dettagli, però insomma è molto meno semplice quello che possa sembrare. Allora, che cosa abbiamo fatto anche in questo caso? Abbiamo sviluppato una soluzione che ci permette di esplorare dei grafi veramente molto grandi, che possono arrivare ad avere miliardi di nodi e decine di miliardi di archi. Vi sembreranno esagerati, però insomma, se pensate che ci sono grafi di Twitter che hanno tra i 2 e i 4 miliardi di nodi e decine, appunto, di miliardi di archi, in realtà non sono così esagerati. Ancora una volta, su questa scala non si può usare un approccio che non sia quello della programmazione ibrida, quindi da più MPI. Ecco qui, giusto per dare un'idea, che cosa si riesce a fare. Ecco, utilizzando fino a 30 milioni di thread, si riescono, spero che qui si veda, utilizzando appena 4.000 GPU, quindi molto meno di prima, di 18.000,
si riescono a visitare circa 800 miliardi di arti al secondo. Questa è una strana metrica che si chiama TEPS, che sta per Traverse Edge per Second, numero di arti attraversati per secondo. Questi, vabbè, sono test eseguiti non su Titan ma su una macchina, diciamo, relativamente piccola, che appunto ha soltanto fino a 5.000 GPU, che sta in Svizzera, al centro di calcolo della Svizzera. È sempre la macchina. Sempre con un altro esempio di utilizzo di algoritmi su grafi molto grandi, come dicevo, esiste questa metrica dal nome quasi impronunciabile, Bitwinness Centrality, che misura l'importanza di un nodo di un grafo. Come lo misura? Lo misura in un modo un po' particolare. Praticamente vede quanto un nodo capita in mezzo ai cammini che uniscono altri nodi. Da un nodo all'altro ci sono vari cammini possibili, tra cui quelli più interessanti sono quelli cosiddetti short spot, cioè quelli cammini più brevi. I cammini più brevi sono chiaramente quelli più importanti, perché sono quelli privilegiati. I nodi che si trovano più volte all'interno di questi cammini più brevi sono i nodi più importanti. È una definizione che può magari non essere del tutto intuitiva e condivisibile, però è molto utilizzata. Allora, fare questa operazione è complicato, anche se da un punto di vista teorico è comunque un problema trattabile, non è un problema NP completo, come si dice, perché significa calcolare gli shortest path tra tutte le coppie possibili, estremamente pesante. Ecco, per dare un'idea di cosa vuol dire la differenza di valore di Bitwinness Centrality, in un grafo di questo tipo i nodi che sono marcati rossi sono nodi che hanno una bassa Bitwinness Centrality perché sono nodi di periferia, questi sono nodi che invece hanno una Bitwinness Centrality elevata perché sono nodi centrali. Voi direte, vabbè, è chiaro, si vede, però immaginate quando invece di essere questi pochi sono appunto qualche milione o anche un miliardo di vertici e gli archi neanche li riesce a descrivere. È chiaro che non è quello che potete fare visualmente. Quindi bisogna usare un algoritmo numerico abbastanza potente. Anche qui abbiamo sviluppato un codice che calcola la centralità del nodo su un grafo e qua addirittura siamo arrivati a tre livelli di parallelismo. Non vi annoio con i dettagli del perché è necessario il terzo livello, diciamo che il problema viene suddiviso in modo tale per cui arriviamo ad avere tre livelli di parallelismo e lo abbiamo applicato su vari tipi di grafi, il grafo di tweet, di varie dimensioni, perché i tweet si possono andare a vari dati. Ecco, grafi particolarmente interessanti sono quelli che si ottengono costruendo un grafo dei servizi del cosiddetto deep web. Deep web è quella parte del web che non viene indicizzata dai metodi di ricerca tradizionali, tipo Google, per intenderci, e che è interessante perché contiene dei mercati di sostanze particolari, insomma, ottiene tutta una serie di informazioni che alcune organizzazioni hanno interesse a tenere sotto controllo. Ecco, noi abbiamo fatto una delle, direi forse la prima mappa degli cosiddetti hidden servizi nascosti del futuro, utilizzando queste tecnologie. Ecco, qui purtroppo la qualità, non so se si riesce a leggere la scala, questa è una scala in del tempo richiesto. Vi fa vedere, queste sono le dimensioni dei grafi, per esempio questo è un grafo che ha quasi 2 miliardi di archi. Ecco, come migliorano le prestazioni, nel senso che si riducono i tempi utilizzando sempre più GPU. Qui si parte appunto da numeri che viaggiano di grandezza dei 45.000 secondi e scendono man mano ovviamente al numero di GPU a dimostrare quello che si chiama scaling, cioè riduzione del tempo richiesto a parità di dimensione del problema, quindi il problema è sempre lo stesso, ma utilizzo più risorse di calcolo e diminuisco il tempo di esecuzione, che era uno degli obiettivi che dicevamo all'inizio, fino ad arrivare a 256 GPU. Velocemente, perché mi rendo conto anche che forse stiamo andando un po' lunghi, alcune altre applicazioni, che poi vorrei trarre delle conclusioni che insomma, abbiamo portato avanti, che stiamo portando avanti. Per esempio questo è un progetto molto diverso dalle cose che abbiamo visto fino adesso, un progetto di indicizzazione di testi. Ci sono grandi moli di dati testuali eterogenei che devono essere indicizzati. Questo è un progetto, diciamo, che abbiamo portato avanti all'interno di una collaborazione, il quale ha coinvolto
anche direttamente l'arma dei carabinieri, che è stato sponsorizzato dall'Unione Europea, e dove abbiamo usato ancora una volta le GPU, almeno per alcune parti computazionalmente più pesanti, oppure tutta una serie di attività che facciamo nel campo della crittografia e della criptoanalisi, cioè oggetti che servono ad attaccare sistemi crittografici. Qui abbiamo vari esempi, non so se siete familiari con UPG, che è una soluzione per la posta elettronica sicura, oppure con BitLocker, che è una soluzione per la sicurezza dei dispositivi Windows, per il quale noi abbiamo sviluppato un sistema di attacco che si chiama BitCracker. Poi ancora una volta ci sono sistemi un po' più tradizionali, questo per esempio è un lavoro che viene fatto ancora una volta all'interno di un progetto europeo per la simulazione multiorgano della risposta immunitaria, quindi avevamo un simulatore della risposta immunitaria che agiva, ragionava all'interno di un singolo organo, è stato esteso per poter simulare situazioni più interessanti dal punto di vista immunologico, quello in cui ad esempio abbiamo due organi che sono collegati da un vaso linfatico, e quindi abbiamo la migrazione di cellule da un organo all'altro, e potevamo usare risorse di calcolo parallelo per poter fare questa simulazione su più unità di calcolo e quindi velocizzare l'intera simulazione. E ancora una volta simulazioni classiche, peraltro fatte in collaborazione con persone di Vittorio Vergata, simulazioni di quello che si chiama genericamente materia soffice, che sono schiume, gel, che considerano quasi una sorta di quarto stato della materia, che facciamo appunto in collaborazione da vari anni con persone di Vittorio Vergata, e dove anche una volta servono risorse di calcolo non indifferenti. E poi per concludere, qualcosa che non facciamo almeno per adesso direttamente in casa noi, che però va molto di moda e che probabilmente qualcuno avrà già sentito, che vi consiglio di guardarci se siete interessati a fare cose di calcolo avanzato, che è il deep learning. Il deep learning, che poi non sono nient'altro che le vecchie reti neurali, che però adesso con la potenza di calcolo a disposizione hanno ripreso grande vigore e si riescono a fare delle cose veramente incredibili. Qui sono degli esempi molto così sintetizzati di riconoscimento di immagini che vengono utilizzate per le guide delle auto senza essere umano e così via. Però perché è interessante? È interessante perché appunto la potenza di calcolo attuale permette di utilizzare quelle che si chiamano appunto deep network, da cui deriva il deep learning, cioè delle reti neurali con pari livelli multipli rispetto alle reti tradizionali, che erano reti che per confronto potremmo definire shallow di superficie. In realtà prima si chiamavano reti neurali e basta, c'era cioè un livello di input, uno di output e un livello solo nascosto. Con le reti attuali appunto abbiamo vari livelli, perché questo è supportato dalla maggiore potenza di calcolo a disposizione, che permettono di sintetizzare caratteristiche molto più rilevanti, perché diciamo in qualche modo c'è un processo a catena di apprendimento. Perché è interessante? È interessante perché è un esempio di come viene riutilizzato anche quello che le persone hanno imparato a fare in altri contesti, perché alla fine in realtà queste reti neurali, soprattutto le deep learning, non sono nient'altro che l'applicazione di una serie notevole di prodotti matrice vettore. Quindi voi avete una matrice di pesi che dovete moltiplicare per un vettore e dovete ripetere questa operazione per tutta una serie di livelli. Quindi avete una serie di prodotti matrice vettori che si può anche descrivere come un prodotto matrice-matrice, che quindi è un'operazione estremamente adatta al calcolo parallelo e che si può fare in maniera molto efficiente sulle GPU. Perché si può fare in maniera molto efficiente sulle GPU? Perché tra le altre cose, per come sono fatte le reti neurali, le reti neurali hanno una grande tolleranza sugli errori, cioè si accontentano di una precisione che è più bassa di quella richiesta per altre applicazioni. Addirittura io posso fare molti calcoli in una precisione cosiddetta ridotta, a 16 bit soltanto, non come la tradizionale precisione tradizionale che ha 32 bit, come la cosiddetta doppia precisione che ha 64 bit. E quindi significa poter fare più conti con la stessa quantità di memoria, e addirittura se ci sono delle operazioni speciali come ci sono sulle nuove schede Pascal, farne molte di più, perché ci sono delle operazioni speciali che agiscono direttamente sui 16 bit. Quindi è un campo molto promettente dove se si riesce ad investire in termini di sviluppo di algoritmi specifici sicuramente si hanno dei grandi ritorni.
siamo arrivati alla fine, direi praticamente in tempo. Quali sono quindi le sfide? Beh, sicuramente affrontare problemi che sono sempre più grandi, con dimensioni ma anche che variano proprio multiscala e che magari fanno spanning, vanno su varie discipline. Abbiamo visto un esempio prima del separatore cellule, dove chiaramente c'è sia un aspetto di fisica che un aspetto più di tipo biologico. E questi però purtroppo sono codici molto complessi, codici complessi dove la conoscenza stessa dei modelli è in continua evoluzione, e quindi sono codici che vanno continuamente, diciamo, manipolati, evoluti, è un continuo work in progress. E qui entriamo un po', diciamo, sulle note dolenti per quanto riguarda la formazione, nel senso che spesso si cerca di sviluppare dei prototipi utilizzando dei sistemi apparentemente molto naturali e semplici, come possono essere i sistemi messi a disposizione dai vari MATLAB, matematica e così via. Soltanto che questo a volte diventa poi un fattore bloccante quando si deve passare a codici performanti. È un problema che si trova moltissimo nell'industria e purtroppo anche in una parte dell'accademia, che ormai investe abbastanza poco nella formazione di persone che pensino con una mentalità, diciamo, dice problem solving per gli aspetti computazionali. Serve sicuramente un investimento che porti ad avere algoritmi adatti alle caratteristiche delle nuove tecnologie, algoritmi che quindi per esempio tengono anche conto del consumo energetico, e algoritmi che magari possono non essere ottimali per architetture tradizionali, che invece diventano estremamente efficienti quando sono portati su architetture ad elevato grado di parallelismo. Ed è sicuramente necessario un investimento per formare chi deve pensare dei nuovi algoritmi, anche poi per programmarli in maniera affidata. Queste sono appunto alcune considerazioni finali. Quindi, il parallelismo è sicuramente il punto centrale per cercare di mandare avanti il campo ad altre prestazioni. Senza parallelismo le tradizionali tecnologie non sono in grado di offrire nuove soluzioni. Rimane a tutt'oggi, per chi deve sviluppare applicazioni complesse, l'unica possibilità è quella di utilizzare la programmazione ibrida, in quale quindi si mixano in modo non sempre facilissimo vari modelli di programmazione. Ed è importante appunto investire sulla formazione degli sviluppatori e anche degli utenti, perché altrimenti quello che succede è che usare certi sistemi diventa antieconomico, poi non si fanno investimenti e quindi si innesca un circolo vizioso. Questo vi faccio vedere velocemente un altro piccolo movie di come, insomma, noi facciamo la formazione delle persone che devono sviluppare i codici di un certo tipo, quindi devono essere in grado di lavorare in questo tipo di condizioni. E questa è una delle ultime prove a quale vengono sottoposti. L'Eschimo. Ok, io concludo citando, cioè elencando un po' delle persone che hanno contribuito a svolgere molte delle attività che vi ho presentato. Non è un elenco completo, ma sono tutte la maggior parte delle persone. Vi ringrazio se avete qualche domanda. Ah, molto interessante anche il video finale, molto promettente. Ok, ci sono domande? Io ne ho alcune, quindi sbrigatevi con le vostre. Posso supporre che o era tutto molto chiaro, era tutto molto vivo, no, era tutto molto non chiaro. Non so che cosa però, sperare. Però, un paio di domande che mi erano venute in mente. Potresti tornare indietro di alcune
c'era una considerazione sul calcolo a 16 bit. Ah, sì. Anziché 64. Sì. Ok, cioè, quindi in pratica per le reti neurali, da quel che capisco, basta l'aritmetica con gli interi. Nel senso che in realtà i calcoli si fanno con la virgola, cioè le grandezze che entrano in gioco sono grandezze che hanno una virgola. Però basta precisione. Quindi in realtà usi i numeri in virgola mobile, perché comunque la notazione a virgola fissa non sarebbe efficiente. Quindi utilizzi dei numeri in virgola mobile, però la quantità di bit di cui hai bisogno è bassa. Cioè bisogna di poca precisione, quindi la mantissa può essere più corta rispetto ai tradizionali. Quindi gli errori non accumulano in modo drammatico. 23 bit e puoi fare praticamente in un registro da 32 bit puoi fare due operazioni floating point. Ok. Allora il fatto che questo ti dia un vantaggio è collegato a certe caratteristiche del mercato, cioè mi spiego, okay. Sansoft, quello che ha fatto il quarto incontro, quello sul CUDA, mi ha detto: ah, devi selezionare una GPU da acquistare, fai attenzione al fatto che le caratteristiche che vengono indicate di potenza di calcolo delle schede grafiche sono soprattutto sul calcolo in precisione singola, perché è quello adatto a fare i videogiochi alla grafica, e quindi il mercato spinge molto più in quella direzione piuttosto che, quindi come byproduct del fatto che questo genere di problemi si accontenta di una bassa precisione, hai quindi anche il vantaggio che sei implementare sulla parte. No, ma si sta arrivando proprio a dei dispositivi che sono pensati per fare calcoli per il deep learning e che quindi hanno certe caratteristiche. Peraltro adesso io insomma non vorrei poi dare anche messaggi dopo. Adesso io ho parlato varie volte di Nvidia perché ce l'avete voluto, siamo più, però non è che noi siamo, sì, siamo, devo dire, anche in parte sponsorizzati per un'estate intellettuale da Nvidia, ma non è che io lavoro per Nvidia, e quindi per chiarezza dico anche che per esempio ci sono altri che investono, per esempio Google ha appena annunciato un proprio hardware che chiama TPU, che è il Tensor Process Unit, che è l'unità di calcolo per il loro TensorFlow, che è un sistema di deep learning che loro si stanno sviluppando in casa, che gira su GPU ma che può girare anche su questo hardware particolare che non ho visto ancora i dettagli, ma sono abbastanza sicuro che anche lì vanno a sfruttare l'aritmetica in virgola mobile a 16 bit. Diciamo che questa cosa di prendi ve l'ho citata, anche se ripeto, noi non stiamo facendo lavori in questo campo, stiamo facendo le cose molto ancora esplorative, perché veramente sta esplodendo. Cioè negli Stati Uniti, se qualcuno capita in quella si chiama Silicon Valley, se dice che sa fare qualcosa di deep learning lo rapiscono letteralmente. Cioè una ricerca di persone che è a livelli parossistici, cioè, non sto esagerando. Però devo dire che fanno delle cose incredibili. Quello che fino a qualche anno fa era così molto, come si dice, virtuale, nel senso che diceva sì, forse sia, adesso fanno delle cose micidiali. Ma chiaramente ti fanno vedere solo quello che funziona bene, cioè nessuno di noi è sciocco, siccome veniamo tutti insomma da esperienze lavorative anche di un certo penso livello, su questi, è chiaro che quando ti racconto qualche cosa ti racconto quello che funziona bene, non ti racconto quello che magari ci stanno sbattendo la testa da anni, non ci riescono, però quello che comunque ti fanno vedere è impressionante. Diciamo, dal punto di vista della capacità di riconoscimento, soprattutto delle immagini, ma anche adesso del parlato, cioè c'è stato un salto enorme. Ecco, e comunque la domanda di prima era più diciamo, sulla piattaforma tecnologica collegata a certi problemi. Invece dal punto di vista della matematica che ci sta dietro, allora sul deep learning... No, non so se è collegata, io ho visto dei seminari di topologia algebrica Penso in cui mostravano il riconoscimento fatto su
sul deep learning, cioè, diciamo sulle deep network c'è tantissimo che è stato fatto e tantissimo che si sta facendo. Allora, cioè, ci sono alcuni aspetti, come dicevo prima, algoritmici. Io ho detto molto così, generate matrice vettore, chiaramente matrice vettore si può fare in varie forme, dipende dalle forme delle matrici e così via. Ma a parte questi aspetti, andando su aspetti un po' più, diciamo, concettuali, in cui chiaramente c'è una certa sovrapposizione tra matematica ma anche fisica, c'è tutto lo studio, chiamiamolo dal punto di vista di meccanica statistica di questi sistemi. Esattamente. Cioè, insomma, c'è stato fatto tanto, tanto si sta facendo adesso, e insomma ci sono tutta una serie di approfondimenti che da una parte danno l'input a nuovi problemi e d'altra parte invece ricevono dall'analisi teorica delle indicazioni su come affrontare un problema in modo diverso. No, devo dire, è un campo, insomma, molto attivo. Poi, come spesso accade quando le cose vanno di moda, ci sarà una parte che, come si dice, è vaporware, cioè velocemente sparisce. Però, insomma, alcune cose sono veramente notevoli e credo che abbiano, insomma, una sostanza non indifferente. Quindi, ecco, insomma, a parte le cose che ho raccontato che facciamo noi direttamente, che chiaramente, insomma, ci interessano, parlare, come dicevo, ci possono essere anche forme di collaborazione, però questo è un campo dove sicuramente, se qualcuno deve fare un investimento, vale la pena guardare con molta attenzione. Anche da alcuni, da alcuni nomi che ho riconosciuto nella lista, tu sei prevalentemente in contatto con persone che qua fanno meccanica statistica? Sì, sì, sì. Beh, insomma, Benzi. A parte essermici laureato tanti anni fa qui. Sì, diciamo. E poi peraltro la adesso appunto non ho fatto una descrizione, cioè io in realtà come formazione non sono una persona, diciamo, non sono un informatico, cioè quando ero uno studente, ahimè, tanti anni fa, io ero un teorico carta e penna, cioè ho scoperto il computer tardissimo, insomma, dovevo fare dei gran conti carta e penna. Ok. Grazie ancora alla vostra attenzione. Siamo noi. Avete i miei contatti.